giovane pilota siciliano Luigi Fazzino su Osella Pia 30 ha dominato la 62esima edizione delle svolte di Popoli, gara abruzzese del campionato italiano velocità montagna nord e sud. Il 24enne siracusano di Melilli ha dominato entrambe le gare su un'auto praticamente perfetta. In gara 1, in 3 primi 05:31, ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Podio completato dal sempre incisivo Achille Lombardi su Osella e dal sardo Sergio Farris su Wolf. Il padrone di casa Vincenzo Ottaviani si è classificato al quarto posto. Direi che negli anni si sta come il vino, si sta affinando sempre di più. Infatti questo gruppo compatto, coeso di tutti i ragazzi qui di Popoli, stanno facendo una gara, ma in tutte le sue componenti, non solo la parte diciamo sportiva, ma anche quella di contorno, perché hanno delle attività collaterali. Direi che sono un gruppo veramente veramente bravo. Davvero una grande partecipazione? Assolutamente sì, perché ci sono i piloti da tutta Italia, il percorso è molto selettivo, molto tecnico, abbastanza veloce in alcune parti. Quindi direi che questo tracciato, che è ormai da anni dove l'Albo d'Oro annovera i migliori piloti che sono passati nel mondo del motorsport sia a livello nazionale che internazionale. Conoscata svolte di Popoli è diventata l'evento motoristico più importante della nostra regione. Dietro c'è un grosso lavoro, c'è una grossa preparazione che dura mesi, e su questo volevo in primis ringraziare l'SD Svolta di Popoli e quelle delle svolte che come sempre si sono fatti trovare pronti alla data di inizio dell'evento, campionato italiano velocità montagna, quindi abbiamo, diciamo così, offriamo l'immagine del territorio, la portiamo fuori regione a livello nazionale ed è quello che ci interessa, la presenza sugli spalti, la presenza sul percorso è numerosissimo, quindi significa che le persone hanno percepito l'importanza di questo evento, di questo ringraziamo tutti gli spettatori che da stamattina sono lì su sotto questo sole. E volevo dire anche, oltre a ringraziare coloro che hanno operato in tutti questi giorni su lungo il percorso, volevo anche ringraziare tutti gli enti che si sono messi a disposizione, la Regione Abruzzo, la provincia di Pescara, la provincia dell'Aquila, che hanno fatto anche grossi interventi anche all'ultimo momento per far sì che il percorso fosse il migliore possibile, quindi ringrazio tutti loro, ringrazio tutti i piloti, ringrazio tutti davvero perché questo evento è importante, la preparazione che c'è dentro, l'impegno che bisogna mettere in campo è altrettanto importante.